Buonasera a tutti, un attimo di attenzione. Diamo la parola alla dottoressa Maturo per l'appello. Cerone Giovanni, Cinaldi Federica, Orsini Giulia, Zaccardi Pasqualino, Ciccarelli Flavio, Del Vecchio Roberta, Farina Giorgio, Stefano Rosano, Campitelli Antonio, Pellegrini Vincenzo, Cicchitti Nicola, Cappellone Sara, Falcone Emilio e Fioriti Carmine. La seduta è valida. Cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente. C'è qualcuno che deve intervenire? Se non interviene nessuno passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità approviamo il primo punto all'ordine del giorno. Passiamo al secondo punto, articolo 11 bis decreto legislativo 118-2011, approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Allora, prima di dare la parola all'assessore Cinaldi, la segretaria Maturo deve fare un piccolo intervento per una correzione, una precisazione. Sì. Allora, nel prospetto organismi compresi nell'area di consolidamento, colonna numero 4 dove dice capitale sociale c'è uno zero in meno, cioè un lapsus calami, invece di 3 milioni e 0,28 è scritto 3 milioni punto 28, c'è uno zero che è saltato, però questo non è roba mia, che no, è un errore materiale che nel momento in cui viene trasformata in delibera la proposta si elimina questo errore. Colonna 4. Allora possiamo passare la parola all'assessore Cinaldi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, parliamo del bilancio consolidato questa sera. Il bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le sue articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai suoi allegati, la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisore. In particolare il bilancio consente di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. Attribuire all'amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'ente e le sue partecipate. Al fine di procedere alla redazione del bilancio consolidato, l'ente ha provveduto a definire con delibera di giunta 250 del 21/12/2018 l'elenco dei componenti del gruppo di amministrazione pubblica, il GAP, e l'elenco degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento. L'iter per la redazione del bilancio consolidato comprende le seguenti fasi. Preliminarmente vengono individuate le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica. Successivamente si passa alla definizione dell'area di consolidamento, poi c'è la comunicazione appunto agli enti all'interno dell'area di consolidamento, la comunicazione dell'avvenuto inserimento nel perimetro di consolidamento.
l'individuazione dei bilanci da considerare, da consolidare, l'individuazione del metodo di consolidamento e la rilevazione delle operazioni infragruppo con il coinvolgimento degli organismi partecipati rientranti nell'attività di consolidamento. E poi, appunto, al termine definizione e varie rettifiche si perviene alla definizione del bilancio. Al fine di consentire quindi, o meglio, i due elenchi, il GAP e poi quelli che rientrano nel perimetro del consolidamento sono i seguenti. Allora, per quanto riguarda il GAP, avevamo Ecolans, ASI, ISI, Anzano Multiservizi, Publi Reti, Sambium, Consorzio CEP, CODEM, Ente Ambito Territoriale ATU numero 6 Chietino e Società Consortile San Blamentino. Invece nel perimetro di consolidamento abbiamo Ecolan, quindi abbiamo consolidato con Ecolan, Publi Reti e Stasi. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti oggetto di consolidamento nei casi di irrilevanza oppure impossibilità a reperire i dati. Nel bilancio consolidato è importante sottolineare che esso deve includere solo le operazioni fatte con i terzi estranei al gruppo, cioè deve riflettere la situazione patrimoniale, finanziaria e risultato economico assimilabile ad un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, in fase di consolidamento devono essere eliminate le operazioni infragruppo e i saldi reciproci, perché costituiscono il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso. Per quanto attiene le modalità di consolidamento, è stato utilizzato il metodo proporzionale, quindi che prevede l'aggregazione sulla base della percentuale della partecipazione posseduta. Mediante tale metodo si evidenzia solo la quota della partecipata di proprietà del gruppo e non il valore globale. Dall'analisi che avete avuto modo di leggere, dalla relazione che avete avuto modo di leggere, le variazioni tra l'anno 2018 e il 2017 sono principalmente imputabili alla diversa composizione del perimetro di consolidamento, non c'è ISI, società di liquidazione, in liquidazione, e all'alienazione della società Sango Servizi, della quale tra l'altro il Comune deteneva appunto la quota, una quota importante. Il bilancio consolidato si chiude con un risultato di 1.792.842,94 euro. Ecco, questo è quanto. Quindi avete avuto la nota del revisore e la relazione dell'ufficio. Grazie Assessore, ci sono interventi? Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore che ogni volta ci legge il deliberato normativo, che altro l'importante dovrebbe essere un po' analizzare, entrare nel merito dei numeri contenuti in questi documenti finanziari. Mi limito semplicemente ad osservare, vista la precisazione che ha fatto proprio alla fine del discorso dell'assessore, cioè che le variazioni riguardano principalmente la modifica del GAP, quindi escludendo gli enti che sono usciti fuori dal GAP per le motivazioni anzidette, però noto due differenze che sinceramente vorrei avere qualche delucidazione, cioè l'aumento dei crediti che rileviamo nonostante appunto l'uscita fuori dal GAP della società che aveva molti crediti, cioè la Sangro Servizi, e allo stesso tempo anche l'aumento delle disponibilità liquide, quindi forse qualche cosa, ripeto, vorrei sapere da che cosa sono dovute queste poste e queste differenze che sono rilevanti, che parliamo di 2 milioni di euro di crediti e di circa 1 milione di aumento di disponibilità liquide.
Poi un altro dubbio sul discorso delle partite in infragruppo, quindi ciò che riguardano i rapporti all'interno del gruppo, noto, e non ripeto, può darsi che sia una mia negligenza, una differenza praticamente dovuta all'utilizzo di beni terzi da parte di Publireti, è una differenza ingente, quindi volevo capire su che cosa si riferisse. E poi credo, almeno però chiedo conferma ovviamente, sul discorso Sasi, che viene nominato come debito verso imprese, ma questo penso che sia il nostro credito derivante dall'accordo fatto negli anni precedenti, che dovrebbe essere il rimborso dei mutui, che è stato dilazionato insomma in vari anni. Quindi se magari l'assessore vuole dare qualche delucidazione in merito, ma solo per capire ovviamente. Sì, io chiedo se Michele Berardi un attimo. Posso intervenire io e poi così se vuole sì, dire sì, sì. Consigliere Falcone. Buonasera a tutti, colleghi consiglieri. Mi collego a quello che dice il consigliere Pellegrini, anche perché l'avevo evidenziato, vorrei chiedere dei chiarimenti in merito a questo aumento dei crediti verso clienti, se nello specifico si possa sapere di cosa si tratta e come sia stato calcolato, sia stato imputato. Poi ovviamente una battuta sulle disponibilità liquide, quando vedo che al 31/12/2018 l'istituto tesoriere indica 886.000 euro, quindi significa che al 31/12 c'era anticipazione di cassa, da quello che posso dedurre. E poi un chiarimento, se possibile, in merito ai conti d'ordine. Vedo che sono indicati 753.000 euro circa di conti d'ordine, capire nello specifico di che cosa si tratta, se possibile. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora, dottor Berardi vuole intervenire? Sì, prego. L'avete chiesto, vuole intervenire? Io ho chiesto all'assessore. Se non vuole intervenire, sì, non è obbligato. Allora, io inizio dalla fine che mi ricordo. Per quanto riguarda l'istituto tesoriere, quello denota delle somme che stanno in cassa, quindi non è l'anticipazione, ma è proprio l'esatto contrario. Quindi quello è tutto imputabile al comune di Atessa. Tra l'altro quel dato l'abbiamo già visto in sede di rendiconto di gestione. Quindi quello è il saldo di cassa al 31/12 del comune di Atessa. Per quanto riguarda i conti d'ordine, invece abbiamo tutti quelli che sono impegni su esercizi futuri, cioè le costituzioni dei fondi pluriennali vincolati fatti al 31/12/18. Tutte quelle opere che si stanno concretizzando, si sono già concretizzate e sono in corso quest'anno. Per quanto riguarda invece le differenze che il consigliere Pellegrini evidenziava, noi partiamo sempre dal rendiconto del comune di Atessa. Siccome i bilanci delle società partecipate possono variare, ma è cambiato addirittura anche il perimetro, è normale vedere delle variazioni. Alcuni crediti sono aumentati proprio perché sono somme che tra l'altro stiamo incassando quest'anno e al 31/12 non ancora si incassavano. Molti di quelli provengono proprio da Sasi. Però c'è un, ripeto, che comunque aumenta la disponibilità di liquidità nello stesso tempo. Ma non sono correlate le due? Sì, sì. E poi le due cose sull'infragruppo? Che cosa c'era? C'era Atessa e Sasi, Atessa e Publireti. Allora, Atessa e Publireti, quelli sono, noi abbiamo un credito nei confronti di Publireti, che tra l'altro Publireti sta rateizzando, sta pagando. Nei confronti di Sasi pure abbiamo un credito legato all'utilizzo dell'infrastruttura. Quindi è quello. Sì, sì, esattamente quello, maggiorato però delle quote dell'anno 2000, cioè parte da. Anzi, no.
quello che era stato diciamo transato in passato è stato pagato interamente, quindi queste sono le quote degli anni successivi che in parte sono state pagate, in parte al 31 dicembre non ancora. Però sul discorso Publiredi c'è un, praticamente c'è una differenza di 60.352 imputate come utilizzi beni di terzi. Utilizzo beni di terzi sono l'infrastruttura che utilizza Publiredi, cioè le reti del gas. Ah, il canone che... Sì, che ci dà, sì, però la sola quota del 2018. La seconda rata. L'acconto che loro devono quantificare, cioè quella, la quota variabile che loro calcolano all'inizio dell'anno successivo e che poi ci hanno pagato. Allora, grazie per le precisazioni. Ci sono altri interventi? Per dichiarazioni di voto? Ci sono interventi? Prego. Beh, signore Pellegrini. Semplicemente ringrazio il funzionario per diciamo le spiegazioni. Ovviamente è una questione, ecco, che sia l'osservazione fatta dal consigliere Falcone in merito alla cassa, che ovviamente è una situazione dove effettivamente erano i soldi che stavano in cassa al 31-12, e sia diciamo che in presenza dell'aumento dei crediti c'è anche una maggiore disponibilità finanziaria, credo che a questo punto sia ovviamente dovuto a questo. Infatti due importi coincidono, quindi una differenza di 860.000 e una cassa piena di quelle. Questo ha ulteriore dimostrazione comunque che forse questa amministrazione non è capace di spendere i soldi, cioè avere comunque dei soldi in cassa, una maggiore liquidità anche di fronte a un aumento dei crediti. Credo che non sia un buon indice per quanto riguarda un'amministrazione pubblica, che quotidianamente leggiamo che non ci sono soldi, non ci sono soldi, e anche nel passato abbiamo sentito in quest'Aula che c'erano, che il bilancio era praticamente, se non dissestato quasi. Questo è l'ulteriore dimostrazione che ce ne fosse stato bisogno, e comunque le risorse ci sono e che credo che andrebbero spese, perché non è da un obiettivo da parte di un'amministrazione pubblica tenere i soldi in cassa. Quindi ovviamente il nostro voto è contrario. Altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ce ne sono, possiamo passare al voto. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, con 11 voti favorevoli e 5 voti contrari, approviamo il secondo punto all'ordine del giorno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, sempre con 11 favorevoli e 5 contrari, approviamo anche l'immediata eseguibilità. Terzo punto all'ordine del giorno, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267/2000, variazione di bilancio 2019-2021. La parola all'assessore Cinaldi. Sì, allora questa variazione nasce... Allora, questa variazione nasce dall'esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all'andamento di gestione appunto dell'anno 2019. Un attimo che mi sono persa il deliberato. Allora, la variazione per quanto riguarda le entrate è in aumento di 26.799,48 euro di competenza e di cassa 25.931,98. Invece per quanto riguarda la spesa abbiamo delle variazioni in aumento di 52.350 euro sia di cassa che di competenza. Per quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione di spesa, abbiamo sia per cassa che per competenza 25.550 e 52.
le voci su cui che hanno riguardato la parte delle entrate sono innanzitutto un incremento di alcune voci di bilancio legate alla TOSAP, ai diritti di segreteria, gli aumenti per esempio per l'utilizzo dei bagni pubblici, la vendita dell'energia alla GSE e i canoni degli usi civici. Ci sono anche degli allineamenti relativi alle entrate sul fondo incentivante legato all'area tecnica. Invece per quanto riguarda la spesa ci sono da una parte delle variazioni legate alle economie fatte su voci stipendiali, comprensive di contributi, poi affitti passivi non dovuti, adeguamento per alcune spese su alcune utenze e poi c'è uno storno nella manutenzione del verde pubblico perché si destinano appunto sia per la caserma dei carabinieri sia per il campo sportivo, il verde dei campi sportivi complessivamente insieme a quella, diciamo che questa è la variazione ha riguardato queste voci di spesa e di entrata. Ci sono interventi? Consigliere Pellegrini. No, anche qua semplice vedo un aumento rispetto alla variazione, un aumento significativo per quanto riguarda l'IVA. Questo credo che sia comunque dovuto al nuovo sistema, praticamente, cioè l'IVA della pubblica amministrazione non viene versata, e quella della pubblica amministrazione deve versare allo Stato, quindi penso che sia dovuto a questo. Ma la cosa che è più che altro una curiosità, infatti questa anche quando nel bilancio di previsione era stata appostata questa cifra, mi chiedevo la motivazione, poi mi era stato spiegato in maniera cosa, adesso però vedo che c'è, si torna indietro sul discorso dei locali dell'ex dispensario, che in fase di redazione del bilancio è stata appostata una cifra, oggi viene tolta, quindi volevo chiedere come è stato come è stata risolta la problematica, perché lì c'era un contratto, non mi ricordo, qualcosa con la ASL praticamente, che poi doveva essere ratificato e verificato, quindi volevo capire come è stata risolta questa problematica nello specifico. Poi altra cosa, forse vedo insomma l'ultimo anno in special modo, compreso questa variazione, il discorso TOSAP che comincia, ci sono stati dei forti, forti aumenti di entrata, siamo partiti da iniziale 32.000, siamo arrivati a 70.000, quindi forse non so se è il caso di, non so se si paga troppo oppure è dovuto a un'attività di recupero di evasione o quant'altro. Se è dovuta a un'attività di recupero dell'evasione, ben venga, nulla da eccepire in merito. Però se è dovuto ovviamente a, forse sarebbe il caso di tenerlo un attimo sotto controllo per quanto riguarda eventualmente quindi le tariffe. Altro aspetto anche sul discorso della stessa valutazione per quanto riguarda diritti segreteria, che anche qui abbiamo un aumento costante negli anni, quindi sono sempre spese che vanno addosso ai cittadini, quindi magari tenerlo un attimo e verificare l'andamento. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, la parola all'assessore Cinardi. Sì, per quanto riguarda, inizio dalla TOSAP, per quanto riguarda la TOSAP effettivamente ci sono state maggiori entrate dovute appunto a un maggior recupero dei crediti.
diciamo che, anzi, per quanto riguarda le tariffe, il nostro comune non applica delle tariffe assolutamente, anzi, forse al di sotto della media dei comuni viciniori e della media degli altri comuni, quindi insomma, però c'è stato un incremento per quanto riguarda il controllo e per quanto riguarda appunto il diritto a riscuotere. Poi per quanto riguarda invece il discorso del fitto passivo locale ex dispensario, come lei ricorda giustamente, nel 2013, questo, diciamo, a seguito di un contratto che si fece con la SASL, questo contratto non prevedeva il tacito rinnovo e pertanto anche su richiesta della passata amministrazione si era provveduto a chiedere appunto eventualmente di ripristinare di nuovo un contratto per poterlo rinnovare. Siccome non ci sono state risposte e nel frattempo eravamo appunto in stand-by, abbiamo allocato in bilancio appunto delle risorse. Oggi però abbiamo trovato una soluzione diversa, pensiamo di spostare, anzi abbiamo comunicato, trasferire quindi le associazioni in altri locali e lo abbiamo già comunicato alle associazioni, per cui restituiamo, come dire, il bene al legittimo proprietario, per cui non abbiamo più la necessità di... Loro non ci hanno risposto dal 2016, perché la nostra richiesta è del 2016, noi non abbiamo appunto, abbiamo allocato delle risorse, ma non siamo pervenuti a nessuna appunto dichiarazione da parte loro di volontà di continuare a mantenere in essere questo contratto. A questo punto abbiamo trovato una soluzione diversa e dall'anno scorso, insomma, abbiamo già comunicato alle associazioni che sarebbero state trasferite in locali idonei. Allora, se non ci sono repliche, andiamo, passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Pellegrini. Sinceramente questa risposta, bene il discorso TOSAP, sul discorso dell'ex dispensario sinceramente qualche dubbio mi viene, cioè praticamente qui da quel che mi ricordo inizialmente è stato fatto un contratto con la ASD per destinare questi locali a delle associazioni e l'impegno che il comune di Atessa aveva avuto preso con la ASL, che mi sembra per 3 anni, se non ricordo bene, praticamente il comune si impegnava a 18 mesi, non ricordo i termini precisi, però il concetto era quello, che il comune si caricava di alcune spese di sistemazione, 11.000 euro di sistemazione su quei locali, a fronte ovviamente di un'esenzione, cioè era una compensazione che si faceva e poi praticamente si tornava a contrattualizzare, a vedere insomma che cosa si poteva, come si poteva regolarizzare questo uso. Era previsto un canone, successivamente era previsto un canone. Ora, di 5.000 euro, se non sbaglio. Ricordo, i termini erano comunque, voglio dire, che si potevano comunque rivedere nel momento in cui si verificavano determinate condizioni, quindi in base alle esigenze e tutto il resto, in base anche all'utilizzo che la ASL aveva intenzione di farne di questo immobile. Ora, se la ASL non ha risposto, non gli interessa avere un compenso per un locale che è di sua proprietà e che il comune lo sta utilizzando, avendo comunque richiesto giustamente di regolarizzare, io non vedo questa scelta di spostare quelle associazioni che, tra l'altro, oltre alle spese che ha sostenuto il comune per sistemarlo, che a me risulti ci sono anche notevoli spese affrontate direttamente dalle associazioni stesse, che hanno fatto un enorme lavoro su quella struttura. Quindi io ritengo che sia un danno per quanto riguarda
sia nei confronti del comune sia nei confronti delle associazioni, buttare tutto questo lavoro che si è fatto, ripeto, soprattutto da parte delle associazioni. Poi mi si dice che vengono trasferiti in locali idonei, così per curiosità vorrei sapere quali, se ci sono, se sono stati già individuati, però ripeto, io credo che quel bene lasciato all'abbandono nel centro di Atessa non sia un bene per la città, a prescindere di chi è la proprietà, perché credo che sia comunque importante che le proprietà immobiliari, che io ritengo quello sia una proprietà immobiliare anche di una certa importanza, in un luogo centrale della città, ripeto, io lo manterrei. Non credo che il comune di Atessa abbia problemi per qualche migliaio di euro che magari poteva anche lasciare appostato nell'eventualità la ASL venisse a richiederci le cose passate, ma credo che abbandonare quel lavoro fatto e quindi buttarlo, perché di fatto è questo, abbiamo buttato sia soldi del comune sia soldi dell'associazione, credo che sia un errore da parte di chi fa questa scelta, a prescindere, diciamo, se ci sono altri locali disponibili oppure no, ma ripeto, a prescindere questo, io credo che sia un errore far tornare quell'edificio nel totale abbandono come era prima che il comune comunque chiedesse la disponibilità alla ASL di dargli una sistemata e metterci comunque e darlo in uso alle associazioni, perché abbiamo anche altri esempi di edifici anche più importanti di proprietà della ASL che, se non vengono dati a nessuno, vengono chiusi, il loro destino è segnato, e cioè quello che è il totale abbandono degli immobili. Quindi approfitto, scusi Presidente, per annunciare il voto del gruppo negativo. La parola naturalmente si evince dalla dichiarazione. La parola dell'assessore. Allora, tutto quello che dice sarebbe corretto se non fosse altro che c'è una distinzione da fare, che la proprietà è della ASL, viceversa il comune, appunto, e quindi alla ASL deve essere corrisposto un affitto. Il comune ha a disposizione dei locali propri che può utilizzare e in cui trasferire le associazioni che ne faranno debita richiesta. Detto questo, il canone mensile a cui si faceva riferimento nel 2012 era di 500 euro mensili, cioè vale a dire 6.000 euro all'anno. Sicuramente con la rivalutazione Istat o quant'altro, con i nuovi canoni, arriverebbe sicuramente a, non so. Tra l'altro non è, no, appunto, il problema tra l'altro è anche questo, che questi canoni non sono mai stati corrisposti, almeno fino al 2016, fino a quando giustamente la vostra amministrazione ha chiesto alla direzione della ASL, di rinnovare il contratto, probabilmente perché non avevate altri locali in cui trasferire le associazioni. Non è solo questa motivazione. Detto questo, non possiamo mandare al macero altri locali del comune, beni del comune, per fare interessi di una ASL, francamente. Perché questo si tratta, perché nel centro storico ci sono altri locali in disuso, per cui perché pagare una azienda sanitaria che magari deve ripianare i suoi bilanci, questo non lo so. Quando noi abbiamo dei locali che possiamo adibire e offrire alle associazioni? Ma si contraddice, che fino adesso non si è mai fatta via, adesso si dice fuori soldi. La ASL ha risposto o no? Non lo so, io lo ripeto, sto chiedendo. Ha risposto dicendomi di dare i miei pagare. Certo, prima lei certo, 27.500 euro, ha portato il conto. Se non l'avesse portato il conto, è certo. L'ASL ha portato il conto 27.500 euro e le poche migliaia di euro non erano state corrisposte. Tra l'altro
se nessuna allora, risposta, se la richiesta parte nel 2016, nessuno si è fatto vivo, l'ha detto lei prima. Mica L'ASL non si è fatta viva nel rispondere alla richiesta nella vecchia amministrazione di rinnovare il contratto. Tuttavia, nel 2018 ha presentato gli arretrati. Ma lei prima non l'aveva detto. Detto questo. Prima non l'ha detto lei questo. Va bene, io penso. Lei ha detto nessuno si è fatto vivo. No, nessuno si è fatto vivo nella risposta della registrazione. Siccome nessuno si è fatto vivo. Quando l'amministrazione Cicchitti ha fatto richiesta appunto di rinnovo del contratto, il contratto non era più in essere, giusto? Ecco. Tuttavia nel 2018 hanno mandato i conti degli arretrati precedenti. Noi abbiamo provveduto subito a fare una riunione con le associazioni, mettendole tutte al corrente di quello che stava succedendo. Dopodiché abbiamo trovato dei locali che si sono nel frattempo liberati e che quindi ospiteranno le associazioni. Sono locali del comune, per cui da quel posto nessuno li potrà sfrattare. Ecco. Grazie assessore. Allora possiamo passare alla votazione se non ci sono altre dichiarazioni di voto. Non lo volevo dire. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 11 voti favorevoli e 5 contrari il punto numero 3 all'ordine del giorno è approvato. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, chi è contrario, quindi con 11 voti favorevoli e 5 contrari approviamo l'immediata eseguibilità.